tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Natale è passato, siamo a Santo Stefano, qualcuno approfitterà della giornata di domani per andare via un paio di giorni, visto che c'è anche la domenica di mezzo. Lei come trascorrerà questi due giorni? Avendo un bambino piccolo di 9 anni, passerò tutto il tempo a montare costruzioni, a smontarle, a vederlo divertirsi con i giochini nuovi, poi vediamo, probabilmente finirà con tutti i nipotini, andremo a fare una partita a pallone nel campetto, anche senza temere il freddo, che comunque non c'è in questo periodo. Quindi sport? Sport, facciamo sì, uno sport, chiamiamolo così, farò il tutor di tanti piccoli cuccioli. Nessuna gita fuori porta? No, adesso gita fuori porta no. Come mai? No, perché preferisco stare con i bambini in casa. Se gite fuori porta sono per altri punti, in altri periodi dell'anno. Esatto, diciamo sono un po' uno svago in un momento un po' più rilassante, comunque perché le festività da un certo punto di vista stressano parecchio, quindi farò prima una decompressione dell'umore con i bambini e poi ce l'andremo a godere. Magari ne faremo una settimana bianca, adesso vediamo, non abbiamo ancora programmato niente. La compressione dell'umore mi è piaciuta molto. Eh sì. Ce n'è bisogno. Eh sì, perché ci si trova sempre tra mille pensieri, anche se l'unico pensiero che dovrebbe essere è la pace del Natale. Ma io prego. Quindi il significato religioso di Natale? Certo, no, ma non di Natale. Io non sono cristiano, non sono cattolico e quindi sono buddista. E quindi la mia massima soddisfazione è pregare, recitare. È qualcosa che avviene nello specifico, quindi non perché è Santo Stefano, ma è comunque una... Tutti i giorni, due volte al giorno e mi sento molto bene, molto soddisfatto. Come vive questa atmosfera di festa? Vivo come una festa per tutti, perché tutti quanti contengono la buddità e quindi siamo tutti Buddha. A casa senza soldi, grazie al signor Renzi e ai politici di Voghera. Quindi Natale non così positivo, Santo Stefano nemmeno? Niente positivo, non ha cambiato niente, non si è vista nessuna ripresa, 3 anni che sono disoccupato, adesso lavoro dal signor Leardi per 20 giorni e poi basta. Questo è l'Italia, l'importante sono gli stranieri, i barconi.